una giornata piuttosto grigia. Non so se riuscite a vedere le nuvole laggiù in fondo. Sta arrivando anche la pioggia. Beh, non è proprio il momento giusto per uscire in barca. O meglio, diciamo che oggi forse non sogneremo il prendisole e gli altri piaceri che un'imbarcazione può offrirci. Non faremo neanche il bagno, ma probabilmente approfondiremo la nostra analisi dal punto di vista tecnico. Questa imbarcazione è la Ranieri International Next 370 SH. È omologata come natante, ma la sua lunghezza fuori tutto è di ben 11,5 metri, è larga 3 metri ed ha un peso di 4,5 tonnellate. Per spingerla hanno scelto due motori Suzuki da 350 cavalli. La tendenza è questa, motorizzare con dei fuoribordo anche imbarcazioni grandi, sempre più potenti. Non credo che nei prossimi anni la rotta cambierà. Probabilmente troveremo motori ancora più potenti su barche ancora più grandi. Bene, siamo alla velocità di 15 nodi. Sentite rombare un po' il motore? Sta facendo un po' di fatica, ma la ragione è semplice. Ne sto utilizzando uno solo. Ho fatto finta che l'altro fosse guasto, eppure stiamo navigando. Mi pare una sicurezza importante e l'elica, se fate caso, non sta cavitando eccessivamente, perché di eliche qua per ogni motore ce ne sono due. Questo è uno dei vantaggi di questo fuoribordo Suzuki di nuova concezione. È un 6 cilindri da 4,4 litri che ha tutte le più moderne tecnologie, dal doppio aldo racam in testa alle 4 valvole per cilindro alla fasatura variabile. Lavorando un po' con i flap e aggiustando finemente il trim, ho trovato una andatura di crociera che mi pare ideale in termini di velocità e consumi. Siamo a 25 nodi e 34 litri ora per ciascun motore. Man mano che la velocità cresce, togliamo i flap. Diamo anche un po' di trim ai motori. In questa maniera i giri aumentano, la velocità cresce e posso addirittura tirare indietro il gas per mantenere la stessa andatura, ottenendo così un miglioramento dei consumi. Sono tutte operazioni forse superflue se andiamo a fare il bagno a un miglio dal porto, ma se dobbiamo percorrere una lunga tratta, e allora i consumi possono essere importanti. Questo motore, grazie a un elevato rapporto di compressione e a un basso regresso, perché le eliche qui addirittura sono 4, 2 per motore, riesce a consumare meno di altri. Siamo a 30 nodi e il consumo è di 60 litri ora per motore. Su questa imbarcazione hanno utilizzato una timoneria Master Drive di Ultraflex che permette di decidere come utilizzare il timone. È molto piacevole. Se volete avere una sensazione più aggressiva, più dura, scegliete questa modalità fishing. La risposta è pronta e sentite esattamente le reazioni anche in termini di forza. C'è poi una impostazione intermedia, quella che stavo usando, confortevole, di piacere, giusto per la navigazione da diporto, e poi una sportiva. Un controllo più vivace. Intorno ai 5.000 giri minuto, questi motori sembrano cambiare la loro musica. Cominciano a gridare un po' di più. Che abbiamo trovato un po' più di onda e beccheggiamo un po', anche perché ho esagerato col trim proprio per andare un po' più veloce.
Siamo a 38 nodi, 5400 giri minuto, consumo 80 litri ora. Adesso cerchiamo la massima velocità. Via i flap. Teniamo una rotta precisa, non muoviamo il timone in modo da ottimizzare la prestazione e alziamo il trim fino a quando possiamo. Oh, sono arrivato al 100% del trim. I motori sono a 6200 giri minuto, 6300 e siamo a 42 nodi e mezzo. Uno dei vantaggi di questo tipo di propulsione con doppia elica è che ha una tenuta di rotta incredibile. È più facile, più rilassante controllare la barca, anche in virata. Suzuki è riuscita a montare due eliche nel piede perché ha potuto utilizzare degli ingranaggi molto piccoli che non hanno quindi quasi influito sulla resistenza idrodinamica, cioè sulla resistenza della parte immersa del fuoribordo. Questo perché ha un doppio rapporto di riduzione tra il numero di giri dell'albero motore e dell'asse elica. C'è una serie di ingranaggi anche nella parte alta del fuoribordo, all'uscita del monoblocco. Ecco, se io fossi il signor Suzuki, beh, penserei che questo tipo di propulsione starebbe bene anche su motori di media o di piccola potenza. Sì, per tutte quelle applicazioni dove c'è un solo motore, dove la doppia elica fa davvero la differenza in termini di accelerazione, prestazioni e guidabilità. Guidabilità? Guidabilità? Vabbè, si guida meglio.